stagione coincide con il ritorno alla vittoria piena della formazione dell'Anigito Rovolley, ma quello che fa ben sperare, successo pieno a parte, è l'atteggiamento che hanno avuto le ragazze nel corso dei tre set. L'avversario non era di quelli irresistibili, ma il giovane sestetto calabrese, a parte tanta buona volontà, ha potuto fare ben poco per evitare la sconfitta. Invece, il roster di Giuseppe Saiti ha dimostrato di aver superato il periodo difficile che ha attraversato, ritrovando quella serenità necessaria che ha permesso alla squadra di esprimersi su buoni livelli. L'innesto della Pagano e il recupero dell'esperto libero Loiacono hanno consentito al team arancionero di registrare meglio gli schemi di gioco, tanto da permetterle di sciorinare a tratti una buona pallavolo. E di questo nuovo atteggiamento della squadra se ne è accorto anche lo sparuto pubblico presente sugli spalti delle palaceramiche, che ha partecipato in maniera attiva alla bella prestazione della compagine stefanese, accompagnandola con scroscianti applausi fino alla conclusione. La coinvolgente passione del pubblico stefanese verso la squadra è coincisa con il ritorno alla vittoria, ma anche per il modo in cui si è espressa la squadra in tutta la sua interezza, che è riuscita a mettersi alle spalle le varie problematiche che le avevano fatto perdere terreno in classifica, smarrendo quella serenità e quell'entusiasmo coinvolgente che ha saputo trascinare la gente. L'inesperienza e la fragilità di qualche elemento hanno fatto tutto il resto. Adesso, dopo aver visto le streghe, si spera che le ragazze abbiano capito la lezione, ritornando a giocare, divertendosi e facendo divertire, ricreando nuovamente quel bel clima che si respirava al Palaceramica. Scrollate di dosso ogni paura, bisogna affrontare questa seconda parte della stagione con il coltello tra i denti per cercare di fare punti settimanalmente in modo da rimanere sempre fuori dalla zona rossa della classifica. Ascoltiamo le interviste raccolte al termine del match. Sì, noi abbiamo fatto questa squadra per lo più under 18, proprio per avere la possibilità di essere ripescati dalla federazione e quindi riproporre una squadra giovane, perché c'è questa regola che se tu proponi una squadra under 21 hai la possibilità di essere primi in testa nei ripescaggi. Ma noi non l'abbiamo fatto solo per questo, l'abbiamo fatto anche per far crescere il nostro settore giovanile e quindi per far giocare le under 18, le under 16. Noi abbiamo 6 anni, 2004, la palleggiatrice era 2004, l'altra ragazza che era in campo era 2004, quindi speriamo che questo torneo gli possa fare bene per gli under che stiamo affrontando e siamo primi in testa in tutti i campionati. Facciamo un po' un'analisi su questo girone, che tipo di campionato è? È un girone dove ci sono due squadre costruite per vincere, quindi se la giocheranno prima fino alla fine, che sono l'Accademia di Messina e Region, la nostra concittadina. E quindi non so come finirà, però si giocano il primo posto. Poi una buona squadra che ho visto è il Torretta, soprattutto nella fase di ricezione e difesa. E poi più o meno le altre si equivalgono tutte e quindi dal quarto posto in poi possono arrivare tutte. Elisa Petrelli, un progresso delle ultime settimane sancito da questo successo contro la Cenerentola di questo campionato. Stiamo adesso riprendendo il nostro gioco e come avete potuto vedere anche durante la partita, durante la gara, di là ovviamente c'è un avversario che nonostante la giovane età dimostra comunque di avere talento. Noi in questo momento stiamo recuperando diverse persone anche dagli infortuni. E soprattutto ecco, il gioco sta riprendendo l'entusiasmo iniziale, quello è la cosa fondamentale per noi. L'arrivo della Pagano sicuramente ha messo un po' di ordine e ha dato un po' di equilibrio in più a questa squadra. Sì, sicuramente è una giocatrice d'esperienza e quindi era importante per noi rafforzare l'organico anche sotto questo punto di vista. E ovviamente è una giocatrice che ci darà sicuramente una mano, oltre a ricezione è brava in attacco, per cui serviva, ecco, serviva proprio, era necessaria in questo momento.